Voi non avete mai visto comunque i Sinceramente, proprietari? no, sinceramente io no. Per dire, abito anche qui vicino, ci passo spesso, non ho mai visto molto movimento, però potrebbe essere che in altri periodi, magari quando non sono passata io, ci fosse qualcosa. La vela l'avete sempre vista chiusa, senza nessuno Io dentro? sì. Siamo in via di Tofori, nel comune di Capannori, a Camigliano. Lucca è qui che è stata congelata dal nucleo speciale di polizia valutaria della finanza Villa Lazzereschi, di proprietà dal 2018 di Oleg Savchenko, uno degli uomini finiti nella blacklist delle sanzioni europee perché vicino a Vladimir Putin. Yacht e ville di oligarchi russi fedeli al presidente russo sono stati messi sotto chiave. L'Unione Europea cerca di colpire Putin e la sua guerra contro l'Ucraina. L'Italia e la Toscana sono meta di vacanza extralusso e dal 23 febbraio il pacchetto di misure restrittive contro azioni che compromettono o minacciano in questo caso l'indipendenza ucraina stanno colpendo duro. Villa Lazzereschi è stata acquistata a 3 milioni di euro, una piccola cifra se pensiamo ai patrimoni degli oligarchi, ma il segnale è forte, si bloccano fondi e risorse economiche. Oleg Savchenko, membro della Duma di Stato, ha votato a favore della risoluzione relativa all'appello dell'Assemblea federale della Federazione Russa. Nessuno in paese dice di averlo mai visto, una sorta di fantasma che adesso si ritrova con una villa congelata.